Gianluca Panella, perché credo che abbia pochissimo tempo ancora per noi. Pochissimo. Che succede, Gianluca? Eccoci. Allora, questi sono i soldati che stavano evacuando i civili poco fa. Eravamo insieme sulla front line proprio. E quest'uomo qui, devo dire, che ci ha dato una mano a noi giornalisti, è stata una delle persone più umane che ho incontrato là dentro e ve lo volevo far conoscere. E lui ha dei parenti in Italia. Do you have relatives in Italy? Yes. You can say hello to them if you want. Say hello to Italy. E sono imbarazzati, sono un po' imbarazzati. Senti, ma loro sono ucraini e sono soldati dell'esercito, cioè non sono volontari. Ciao. Questi sono volontari, li riconoscete da sono questa volontari. Banda gialla sul braccio. Ok, quindi nella vita cosa fanno normalmente? What are you doing usually in your life in a peacetime? Military person. Do you know in English, please? Military person. You are three persons? Three persons? No. What do you do usually in your life during the peacetime? Non sanno bene l'inglese. Va bene, ovviamente. Va bene, non importa. I can't understand you, man. Allora, Gianluca. Really? With you? Mi stanno invitando ad andare di nuovo a Irpin con loro. E tu che fai? Devo un attimo parlare con loro. Ora vedo cosa fare, dovrò dirlo prima ai miei compagni. I need to talk with my friends before. Faccelo sapere, okay? Gianluca, tieni conto che noi siamo in onda fino alle 5, quindi siamo qua benissimo, anche per raccontare benissimo ciò che tu potrai farci raccontare. Grazie intanto, Gianluca, okay, grazie davvero. Ciao. Quando un cognome è una garanzia, si chiama Panella.